Allora, qui inizia la nostra avventura. Adesso in questo video vi farò vedere come passare dall'inizio fino ad arrivare a uccidere il boss finale all'atto 10. Man mano, ogni atto sarà diviso con un video diverso. E all'inizio vi dico anche alcune cose in più. Allora, questa build che stiamo facendo ha un POB, che è un POB sarebbe. Questo programma si chiama Path of Building e qui è indicato esattamente che abilità, che passive mettere durante il gioco. C'è tutto l'ordine, ci aiuta moltissimo. Ci sono qua tutte le gemme che dovremo usare. Se clicco vedo a cosa linkare le varie gemme. Scusate. Ci sono delle indicazioni su cosa fare, quando farlo. I vari colori sono indicati nelle note, così potete vederli. E ci sono un paio di informazioni, niente di che, molto semplice. Allora, questa build si basa su un paio di concetti fondamentali, cioè non ci saranno. Allora, è molto semplice, funziona bene, ma è molto semplice. Quindi, la nostra abilità principale la prenderemo entro la fine dell'atto 1 e poi la useremo, saremo sempre a posto. Tutte le gemme che ci servono si trovano durante la campagna o si possono acquistare dagli NPC durante la campagna. Non ci servono oggetti speciali se non quello che troviamo per terra. Adesso siamo nella 3.16 di Patch, Scourge, ma io non userò le meccaniche di Lega. Non le tocco. In modo che vi faccio vedere che si può livellare senza usarle. Di solito le meccaniche danno tanta esperienza, danno tanti oggetti utili, soprattutto durante il leveling. Ma io vi faccio vedere che si può far senza. Poi. Anche perché tra un mese ci sarà la 3.17 e quindi le meccaniche cambieranno. Voi fatele pure, fate quello che vi diverte e sappiate che la build funziona sia che lo fate sia che non lo fate. Se lo fate diventa più facile. Ok, allora abbiamo tre priorità in questa build, cioè in qualsiasi build quando si livella, quindi anche in questa. La prima sono i link, ad esempio, torniamo un attimo su POB. A noi serve Frostblade con Chance to Bleed e Added Fire Damage. Scusatemi. Possiamo vedere che è un verde e due rossi. Quindi ci interessa un oggetto con tre link che siano uno verde e due rossi. Possibilmente non un'arma. Perché durante il livellaggio l'arma la cambieremo spesso. Mentre invece i pezzi di armatura così possiamo tranquillamente tenerli per tutto, cioè possiamo trovare adesso un paio di guanti e tenerli fino all'atto 10 senza problemi. Anche se poi se ne troviamo di meglio li cambiamo, ma l'arma invece dobbiamo cambiarla spesso. La seconda cosa importante da fare sono le resistenze. Noi se andiamo su difesa vediamo che le nostre resistenze sono 0000. Chaos non guardatela che per ora è una cosa che serve solo nel late game. Ma quello che ci interessa è portarle al 75, che è il cap, il più in fretta possibile. Perché il gioco, quando è resistenza al 75%, diventa molto più facile. Nell'atto 1 ci interessa la resistenza al cold, al freddo. È importantissima, quindi lightning e fire possiamo fregarcene, ma resistenza al freddo portiamola più alta che possiamo. Nell'atto 2 e 3 invece ci interessa la resistenza al fulmine, anche se quella al freddo rimane comunque abbastanza interessante. E dall'atto 4 vogliamo averle tutte al 75. Ok, detto questo, possiamo partire. Poi man mano vi dirò le cose man mano che succedono. Ok, quindi partiamo, ammazziamo il nostro primo zombie. Una cosa importante da fare qua è mettere sul clic sinistro Move Only, perché in questo caso se ci troviamo circondati
da un gruppo di mostri e abbiamo impostato l'attacco, il nostro personaggio, anziché scappare, cercherà di attaccarli con l'attacco base che non fa praticamente danno. Quindi noi possibilmente vogliamo andarcene via, mettiamo volley. Qui possiamo ignorare i mostri perché tanto il boss finale ci dà comunque il livello 2. E allora noi ammazziamo questo. Lo usiamo come pratica per imparare a schivare i colpi. Quando siamo a corto di mana usiamo le pozioni. Quando siamo a corto di vita, se tipo dovessi stancarlo, usiamo le pozioni della vita. Tanto nel momento in cui livelliamo abbiamo tutto. Un'altra cosa che ho dimenticato... Ah, la terza priorità che abbiamo è la vita. Dobbiamo cercare di avere almeno 300 di vita per ogni atto. Alla fine di ogni atto cerchiamo di arrivare a 300 di vita. Quindi all'atto 1 puntiamo sui 300. Queste non ci servono, questa non ci serve. Vendiamo tutto. Preferisco quella verde. Le gemme che servono a noi in tutta la partita sono due verdi e tutte le altre rosse. Quindi possiamo tranquillo, ad esempio sto scudo è tutte rosse, mi piace. Vediamo se c'è un qualcosa con due rossi e un verde, che è quello che ci interessa di più. Ma per ora rosso-verde ci basta, e due rossi e un verde. Però l'armatura non mi interessa, fammi far così. Ok, c'è un qualcosa con rosso-verde-blu linkato che ci dà un bel chromatic? Assolutamente no. Ok, andiamo da Nessa, prendiamo la nostra prima abilità che è Frostblade, la linkiamo Chance to Bleed, lei ci dà un rosso, verde, blu, no, e possiamo andare. Qui mettiamo attacca senza muoversi. Le abilità da prendere sono segnate sul POI, io me lo sono guardato prima. E niente, allora se premo U vedo tutte le mie varie missioni e mi indicano anche dove andare. Io quelle che mi interessano le so, non le seguirò tutte, faccio solo quelle che mi servono, però voi potete seguirle tutte tranquillamente. Io prendo solo quelle che mi danno skill point oppure oggetti utili. Tante danno degli orb of dei regret point, che sono dei punti che permettono di... Spero di essere andato alla parte giusta. Invece no. E invece no, sono andato alla parte sbagliata. Dei punti che permettono di rispeccare, di togliere quello che abbiamo messo nella nostra abilità e per metterne altre. Ma visto che io seguo la guida che mi dice già esattamente cosa fare, non ho bisogno di metterne altri. Quindi non sto lì a farle, per me sono solo una perdita di tempo. E poi magari seguo un ordine un po' diverso, quello che seguirete voi. Qui il difetto della mia connessione è che mentre cambio area rischio sempre di morire, perché i mostri non hanno capito che io sto cambiando area e mi attaccano. E io sono arrivato in fondo. Allora, cioè, la nostra prima abilità è Frostblade, che ha di molto bello che congela i nemici. In questo modo riusciamo a stare molto più protetti, perché i nostri nemici vengono congelati e non riescono ad attaccarci. Qui raccogliamo i nostri tre aglifi e andiamo alla prossima area. Bella questa. Questa, se avete visto, il filtro me l'ha evidenziata di grigio. Ah, non ho parlato del filtro. È un oggetto utile perché avendo tre link di tre colori diversi, lo posso scambiare con gli NPC per un chromatic. Abbiamo un filtro apposta per questa build, che si chiama il guerriero, che adesso metteremo, che mi aiuta in tutta la partita, mi fa trovare gli oggetti con i link che mi servono, mi fa trovare le varie cose che mi servono, me le evidenzia, che è sempre comodo. Quindi noi useremo questo filtro.
Adesso devo trovare l'uscita. Questa barra qua è quella della Scourge League e a noi non interessa, io prendo questo e vado di là. Proprio cerco di fare questa guida usando le condizioni peggiori in cui ci si possa trovare. Quindi, ad esempio, se dovessi trovare un unico super figo per livellare, non lo uso, perché quello che voglio farvi vedere è proprio che si riesce a farlo tranquillamente nel caso peggiore. Così che poi voi, quando avrete fortuna e troverete delle cose strabelle, andrete ancora meglio di me senza problemi. All'inizio tendo ad aprire queste cose, ma proprio solo all'inizio. E poi smetto perché non ne vale più la pena. Però adesso se dovessi trovare una Scroll of Wisdom, una Portal o così, mi darebbe un bel vantaggio. Infatti ho già la mia Scroll of Wisdom, ho già un Transmutation che questo mi servirà. Scroll of Wisdom sono importantissime fino a livello 10 perché oltre a identificare gli oggetti magici mi permettono di comprare le gemme dai vendor. Mentre da livello 10 al 16 o al 18, non mi ricordo, si usano Transmutation Shard. La mia tecnica per i boss è sempre la stessa, da qua fino a livello 99. Io gli giro intorno e li attacco. Anche qua io adesso mi disconnetto perché così risparmio un portale. Tanto riconnettendomi mi fa ricomparire in città, in questo modo ho risparmiato un portale. Qua prendiamo l'Ancestral Protector che è il nostro primo totem. Prendiamo Dash che è la nostra abilità di movimento. Vendiamo tutto che tanto non ci interessa. E prendiamo il Chromatic, vedete, questo ce lo dà questa qua. Il Chromatic ci permette di cambiare colore ai nostri Link. Cerchiamo sempre un rosso, rosso, verde. Guardiamo se gli stivali hanno movement speed, non ce l'hanno. Un rosso, rosso, verde, non lo troviamo. Niente. Niente rosso, rosso, verde. Vabbè, la prossima volta. Abbiamo venduto tutto. Andiamo da Nessa. Prendiamo sempre il Quicksilver che ci permette di andare più veloce. Qua una gemma vale l'altra perché tanto poi la vendiamo, quindi non ci interessa che gemma sia. E arriviamo al Submerged Passage. Questa è una delle aree più brutte del gioco, secondo me. A me non piace per niente, almeno. Sistemo un attimo le mie abilità. Cerchiamo di tenere sempre pieno il Quicksilver, quindi ammazziamo i mostri quando serve, soprattutto quelli che hanno poca vita, tipo questi qua, che con un colpo li facciamo fuori. Ho sbagliato strada, ovviamente, perché se non sbagliavo strada che gusto c'era. No, forse è giusto, eh. Forse, forse, forse è giusto. Ok, uso costantemente le pozioni. Questi oggetti col bordo giallo sono oggetti bianchi. Un fiasco della vita, questo è importantissimo. Questi oggetti col bordo bianco sono oggetti che occupano poco spazio, vedete? E quindi li posso usare li posso usare per venderne 5 per una Scroll of Wisdom. Il filtro me li evidenzia solo per i primi livelli della build, poi non me li farà più vedere, perché servono proprio solo all'inizio del gioco. Però all'inizio possono essere utili, perché avere una o due Scroll of Wisdom in più fa la differenza. Ed è per quello che non identifico quasi mai oggetti magici così, perché è difficile che riesca a trovare qualcosa che mi interessa. Soprattutto perché la mia prima priorità assoluta, assoluta sono i Link. Quindi se una cosa non ha i link non la guardo neanche. Se dovessi trovare un oggetto magico con i link giusti, allora sì, ci penserei. Dash, come vedete, lo uso non tanto per andare veloce quanto per scappare dalle situazioni dove i mostri mi bloccano.
perché sono i momenti in cui se non ho dash pronto rischio davvero di morire. Mentre invece per muovermi veloce c'ho il mio bel Quicksilver che va sempre bene. Qui sarebbe quasi ora di cambiare arma. Ed ecco che ci arriva una Copper Sword, ma non ho... Purtroppo non posso cambiarla perché non ho i link da nessun'altra parte, ma posso prendere Rustic Sash che mi dà... Il Rustic Sash che mi dà 21% di increased damage. Vedete qua, se non avessi avuto dash sarei morto. Per mia fortuna ho dash. Qui ci sono un sacco di mostri, sono pompati da un'aura. Ok, verde, verde, rosso non mi serve. Questo non mi serve. Anche se probabilmente mi ha salvato la vita prima. Questo è un ottimo posto dove fare esperienza, da davvero tanto... Ci sono tanti mostri, sono abbastanza facili da veloci da ammazzare. Anche se ci sono ste goat che saltano, come vedete sto facendo un sacco di currency. Sono già a 7 Scroll Wisdom, adesso smetto di prendere sugli oggetti. Devo stare attento dove ci sono i totem, perché i totem rafforzano i mostri. Infatti prima che sono quasi morto era perché il totem... questa sarebbe quasi carina. Però la vendo per un chromatic. Prima sono quasi morto perché c'era il totem che rafforzava i mostri. Cos'è 6, 11? Dove cavolo sono andato? Non so dove ho schiacciato, non so cosa... Ho schiacciato sull'hideout di Gilda e non so perché l'ho fatto, cioè... L'ho fatto senza volerlo. 6, 11. Questa è 4, 9. Però... Sì, mi cambia veramente pochissimo. Ho bisogno di un verde, rosso, rosso. Adesso comincio davvero a sentirne il bisogno. Questa è blu, la prendiamo perché ci dà Alteration Shard quando la vendiamo. Questa invece è bianca, non ce ne facciamo nulla. Scusatemi. Ho proprio bisogno... Ok, questo è rosso-verde, possiamo usarlo. Quindi anche se c'è qua un totem, lo prendiamo e lo usiamo così che possiamo cambiare la... Sono salito di livello tantissimo. Così che possiamo cambiare la nostra arma. Abbiamo trovato anche un fiasco del mana grande che è un'ottima cosa. Sistemiamo un attimo i fiaschi del mana. Questo lo metto qua. Questo più grosso lo metto qua. Ok. Adesso che ho ammazzato abbastanza gente, direi perché sono overlevel tantissimo. Sono un po' indeciso su sta cosa. Perché mi si è fermato? Non lo so. Non lo so, ma sto trovando veramente un sacco di robe. Quando si trova così tanta roba vuol dire che ci sto perdendo troppo tempo in sto posto. Generalmente il fatto è questo. E prendiamo il nostro primo Notable che ci dà un bel po' di forza. Adesso con calma spostiamo questi e mettiamo la Jade Hatchet che ci rafforza un bel po' e facciamo molto più danno. Ok. Quest'area qua è abbastanza pericolosa, quindi cerchiamo di ammazzare solo i mostri che ci serve per ricaricare il fiasco del Quicksilver e poi andare. Se possiamo. Wow, questo è ottimo, un secondo Quicksilver. Questo è veramente ottimo, questo ci fa andare un sacco veloce. Perché ho buttato giù questa? Non lo so. Questo pur essendo tanta roba, cambia solo la velocità con cui ci muoviamo, quindi fondamentalmente mi permetto di usarlo perché non, a livello di potenza non cambia molto. Qui c'era un trucco che funzionava una volta, non so se funziona ancora. Se io li attacco un po', quando poi il fauno compare e li ammazza, prendo tutta l'esperienza. Quindi
Quindi se riesco a fargli un autoattacco prima che compaia e poi scappo, mi prendo tutta l'esperienza che può darmi. Perché lui quando compare ne ammazza giù un botto. Ok. Adesso torniamo in città. Visto che abbiamo livellato tantissimo, andiamo a vedere se riesco a... Vendiamo tutte queste belle cose. Tanto di mana ce ne basta uno. Anche questa, anche questa. E vediamo di comprare un rosso rosso verde da qualche parte. Mi dai un rosso rosso verde? Rosso... Ah, maledetto. Rosso rosso verde. Oh, niente, neanche a pagarli, porca vacca, neanche a pagarli. Stivali comune speed, anche quelli, neanche a pagarli. Anzi, non ci sono addirittura stivali in sto posto. Sì, ci sono questi e basta. E, vabbè, già che ci siamo, andiamo da Nessa e prendiamo Life Tap. Questa è una delle due abilità che ci servono. Non posso ancora metterla. Che dobbiamo tenere a livello 1. Ok, questa è l'Hip Slam. Perciò noi il modo per tenerla a livello 1 è quando livellano, anziché cliccare sul più col sinistro, è cliccare sul più col destro. Fatto quello, non si bloccano, scompaiono, vanno a comparire qua sotto. Dopo ve lo faccio vedere. E non ci danno più fastidio. Come vedete, con due Quicksilver muoversi diventa una pacchia. Se non fosse che io sto sbagliando tutto quello che si può sbagliare in questo gioco. Ho sbagliato strada. Oggi ho provato il layout, ma questo non l'ho provato. Avrei potuto provarlo. E da questa. Ok. E troviamo la nostra prima essenza. Facciamo che battiamo prima il boss, va. Quando troviamo un boss mettiamo giù il totem. Ok, boss, totem. Proprio la regola. Mostro grosso, noi mettiamo il totem. E ci giriamo intorno. Già, Frostblade ha il vantaggio che colpisce tutti i mostriciattoli. Di contro ha il difetto che non fa troppo danno in single target, quindi contro essenze, contro i boss e così, noi mettiamo sempre il totem che ci aiuta molto col single target. E abbiamo la nostra prima essenza. Ottimo, ottimo. Ok, allora, questi guanti non ci servono perché non hanno i link giusti, non ci serve niente perché niente ha i link giusti, però ho livellato... E quindi forse posso finalmente, questa posso metterla qua, trovare un qualcosa che ha rosso rosso verde. Devo prendere l'armatura a livello 1, porca vacca. Rosso rosso blu, ma sei infame. Rosso rosso verde, non c'è una cippa con rosso rosso verde. Dai, non ci credo, niente di niente con rosso rosso verde. Ah, c'è questa. Dai, questa la posso prendere. Non è il massimo averlo sull'arma, come dicevo. Però, come si dice dalle mie parti, piuttosto che niente, le mei piuttosto. Prendiamo Added Fire Damage, che è piuttosto che niente, meglio piuttosto. Questa la possiamo vendere. Prendiamo anche Molten Shell, che è un'abilità... che mettiamo sul clic sinistro e che ci fa uno scudo automaticamente. Qua passiamo sotto, prendiamo un po' di vita, che la vita è importantissima in sto gioco, e andiamo avanti. No, ho sbagliato. E andiamo avanti. Ok, siamo nella prigione. Qua troviamo, come vedete, il nostro danno è decisamente aumentato. Qua troviamo il primo Trial of Ascendancy, che è una serie di 6
di 6 prove che dobbiamo fare. Sono delle aree con delle trappole e un pochino di mostri. Che questa volta l'hanno dovuto mettere al contrario. Di solito è sempre a destra, tranne quando ovviamente faccio un video io, che allora decidono di metterlo a sinistra perché. Cos'è che è caduto? Allora, Madonna, tutto un colpo solo. Qui è inutile fermarsi troppo ad ammazzare gli scheletri perché sti infami di necromanti li fanno ritornare in vita, ma non solo, li fanno ritornare in vita e quando tornano in vita non ti danno niente. Non ti danno cariche dei fiaschi, non ti danno esperienza, non ti danno oggetti, non ti danno nulla. Anelli e amuleti li prendiamo sempre. Dove cavolo l'ha messo il trial? Perdersi è brutto, ma non è la fine del mondo perché vuol dire che faccio più esperienza e divento un po' più ricco. Però dover ripassare dove sono già passato, quello è bruttino. Perché dove sono già passato non ci sono mostri, se non questi rianimati che a me non danno nulla. Oh, nice. Siamo messi benissimo, ragazzi. Ok. Qua c'è il Trial of Ascendancy, eccolo. Si riconosce perché c'è un libro. In alcune aree più avanti ci saranno due libri che è fatto apposta per nasconderti dove è il Trial. Ma per ora possiamo tranquillamente. Nice. Fidarci di sta cosa, diciamo. Questa roba che mi vedete intorno, questa qua di fuoco, è il Molten Shell che mi protegge dai danni, assorbe in base all'armatura che ho. Ammazziamo anche questo che mi dà un po' di roba. Niente interessante. E andiamo alla prossima area. Ok, prendiamo un'altra essenza. Le essenze le teniamo come l'oro, perché le essenze ci servono per fare una ricetta. Mettiamo il totem, che ci potenzia tantissimo il danno dell'arma. Quindi tutto quello che riusciamo a. Tutte quelle che riusciamo a prendere le prendiamo. Ho già 13 Scroll Wisdom, e infatti adesso proveremo a pompare la nostra arma. Questo è 15. Oh, qua mi sa che bisogna salire. Questo anello è ottimo perché ci dà vita. Ok, questo ci dà life regen. Siamo messi piuttosto bene. L'unica cosa che mi manca sono degli stivali con movement speed e un po' di cold resistance. Vedete che mi hanno congelato. Se avessi avuto più cold resistance non mi sarebbe successo. Dicevo, degli stivali con movement speed e l'altra cosa che mi manca è un bel tre link sull'elmo o sui guanti, possibilmente verde, rosso, rosso. Quello sarebbe il top. Qua seguiamo le strisce di sangue fino a quando non si divide l'area. Adesso vedete qua che si divide. Qua c'è Brutus. Noi per Brutus usiamo sempre la stessa tecnica. Gli giriamo intorno e attacchiamo. Tranne quando vediamo che carica l'attacco più forte che ha, che è questo. Qui ci spostiamo. Semplicemente mettiamo il totem, giriamo intorno. Qui ci spostiamo e andiamo avanti così. Qua ci ha colpiti. Allora, Brutus è forse il boss più difficile che affrontiamo perché non abbiamo ancora la nostra skill principale. E però dobbiamo comunque
affrontarlo. E Frostblade ha un po' il difetto che non fa tanto danno, quindi ad esempio adesso usiamo il nostro bel portale per tornare in città, ricaricare i fiaschi. Avremmo potuto farlo prima di affrontarlo, però finché avevamo cose. Allora, io prendo questa bella cosa, la faccio diventare rara, e con questi tre oggetti, questi li tolgo un attimo, faccio diventare la mia ascia fortissima. Ok, passa da 10-15 a 15-23. Adesso glieli rimetto e andiamo a affrontare Brutus easy peasy. Nel frattempo guardo sempre se ci sono rossi, blu, verde, rosso attaccati, perfetto. Queste non mi interessano, qua non ho niente da prendere. E da Tarkley cerchiamo un rosso, rosso, verde. Visto che ho livellato. Rosso, rosso, verde. Non amo come speed, però è ottimo. Però può andare molto, molto bene lo stesso. Se non trovo nient'altro, questa è rosso, rosso, verde. Intelligenza non ne metto per un sacco di tempo. Cerchiamo sempre di prendere oggetti con armatura. Dai, va bene. Per ora va bene. Perché di intelligenza non ne mettiamo. Questo è a livello 1, sta per livellare. Questa non so perché l'ho tenuta, ma andiamo a uccidere Brutus. Il nostro danno è praticamente raddoppiato. Adesso vedrete la differenza. Infatti è molto più veloce farlo, anche se la skill che stiamo usando non è la migliore skill contro i boss, quindi ha un po' questo difetto. Ma noi siamo grossi, siamo forti. Prendiamo tutto. Vedete, c'è una boarding axe. Boarding axe, se non avessi usato l'abilità l'avrei già usata, perché va a 11-21. La mia per ora è ancora più forte, però... Le cose rare, adesso che ho tante Scroll of Wisdom, comincio a, a guardarle in modo che mi diano Alteration Shard, perché tra un po' cominceranno a servirmi anche gli Alteration Orb. E basta, ho già guardato l'inventario prima, possiamo andare avanti. L'atto 1 è quasi finito, la parte difficile diciamo che l'abbiamo fatta. Qui scelgo una direzione e mantengo sempre quella. Sapete cosa non ho fatto? Non ho comprato le nuove gemme che mi sbloccavano con Brutus. Ah, se lo dici te. Ah. Prendiamo questo con un altro notebook che ci dà tanta bella roba e ci permette di livellare queste. Questa è Life Tab, dobbiamo ricordarci di non livellarla. Se la livelliamo non è la fine del mondo, ovviamente, ma se ci ricordiamo di non farlo è meglio. Adesso se guardate qua in basso c'è Life Tap, se clicco sul più ricomincia a livellare, ma qua è. Ma finché non ci clicco rimane lì, non dà fastidio a nessuno e va tutto bene. Ok. Chief Graveyard è un'area che a me non piace molto, ma non ha niente di particolare, solo non mi piace. Secondo me ci sono pochi mostri, non... è lunga. E non ho trovato Fair Grace, non ho trovato Waypoint, che quello è un po' più un problema. Questa è peggio. Quest'area è facilissimo, per me è facilissimo perdersi. Infatti sono già finito contro un muro. E mi sale proprio nervoso a fare sto livello. Ma c'è... guardala! Rosso, rosso, verde! Sulla maschera. Questa maschera qua la terremo per un'infinità di tempo. Qua ci curiamo, attacchiamo, ci abbiamo il totem, possiamo girargli intorno se vogliamo.
Ma siamo talmente forti che possiamo anche semplicemente metterci di faccia e picchiarlo. Ok, ci ha dato anche una leather belt che ci dà vita, ma la rustic sash che ci dà danno è meglio per noi. Quindi per ora teniamo questa. Questo è uno strong box importantissimo. Quando lo apriamo spawnano un sacco di mostri, quindi la prima cosa che dobbiamo fare è lasciare via. Clicchiamo e lasciamo via, perché vedete tipo in questo caso che mi ha frizzato. Se mi avesse frizzato lì in mezzo a tutti, io quest'ora sarei morto. Quando abbiamo ucciso tutti, ce lo dice, ci dice che siete stati bravi. Dall'altra. E ci dà il nostro premio, che in questo caso non è niente di che. Qui ci facciamo frizzare da questa. E poi, appena siamo via, liberi, via, andiamo. Mostri unici non vanno ammazzati per forza, quindi se non ci danno questo noi li evitiamo volentieri. Se invece dovessero darci questo, allora lì è un altro conto. Qui c'è un altro strongbox, possibilmente li prendo sempre, però tutte le volte cerco di andarmene. Vedete infatti che mi ha dato un portale. Sono veramente tanti, e fastidiosi. Ok, prendo un portale. Qua siamo a posto per sempre. I Blacksmith Whetstone si possono vendere ai vendor per 4 Scroll of Wisdom, e gli Armor Scrap si possono vendere per 2. All'inizio del gioco è un'ottima idea farlo, perché le Scroll of Wisdom ci servono molto di più, e usarli adesso sarebbe solo sprecarli. Da questo punto, che siamo a livello di 11, cominciamo a prendere dei nodi che ci danno danno se abbiamo addosso uno scudo. Quindi da adesso in poi non ci conviene più avere un'arma a due mani o due armi, ma con lo scudo facciamo lo stesso danno che con due armi, ok? Però in compenso abbiamo molte più difese. Quindi se prima non avevate uno scudo così, adesso mettetelo. Perché all'inizio magari avere due armi poteva darci un po' più di danno. Adesso no. Perché la Stone Axe non me la dà? Ok, il Tower Shield pure questo è messo malissimo. C'ho qualcosa che non vale niente. No, posso far così però, guarda. Se faccio così, se prendo questi, li metto qua. Non so perché sto facendo tutta sta roba per un Rusted Coif, ma... E adesso andiamo a prendere la nostra l'ultima abilità dell'atto, che è la nostra abilità principale, Desecrate. Non Desecrate, scusate, Lacerate. E da lì in poi useremo questa fino a quando avremo finito tutto. Eccoci. Appena entriamo nella Cavern of Wrath, il vendor ce la sblocca, quindi possiamo tranquillamente tornare al... Aspetta. Allora, qua vogliamo Lip Slam, che è la seconda abilità che dobbiamo tenere a livello 1. Vendiamo tutto, identifichiamo lo scudo, che magari è molto più bello del nostro, Lightning Resistance, Chance to Block, decisamente molto più bello del nostro. Quindi lo cambiamo. Almeno quello che possiamo usare. Vendiamo tutte queste cose che non ce ne frega proprio niente. Per noi sono ottima currency. Stiamo facendo un sacco di transmutation, che è ottimo. Abbiamo già un alteration. Siamo messi bene. Siamo messi bene bene, direi. Queste ci danno Scroll Wisdom se ne abbiamo bisogno. Qua metto questa, così quando livella siamo a posto anche di quella. Cerchiamo degli stivali con movement speed, e ovviamente non ne troviamo, perché con la fortuna che abbiamo non li troviamo mai. Questa ci dà il nostro Lacerate, che adesso va al posto di Frostblade. Non possiamo ancora usarlo se è troppo bassi il livello, ok? E prendiamo anche Vitality, che è la nostra prima aura, Blood and Sand,
che è la nostra seconda aura, che mettiamo qua. Vitality, la metto una barra dietro così non mi dà fastidio. Se volete potete prendere anche Clarity, che è un'aura che vi permette di rigenerare il mana. E prendiamo Enduring Cry, useremo tutti i nostri Transmutation praticamente. Che è questa, la mettiamo, io la metto sulla E perché mi trovo meglio. Qua rimettiamo Molten Shell, è un'abilità che ci permette di recuperare vita e aumentare le difese. È come usare una super pozione al momento. Utilissima, utilissima, fidatevi. Cambia la vita. Io la uso facendo questo, lui urla e recupera un botto di vita, ma veramente un botto. I gruppi di mostri blu, in genere, cerchiamo di ammazzarli perché ci danno bella roba. Ok, questo è attivo le mie aure. Come vedete il mio mana viene riservato, però adesso c'ho la vita che si rigenera da sola piuttosto in fretta. E vi faccio vedere l'Aseret. Questo è l'Aseret, tira due colpi. Tira questi due colpi in Sand Stance. Se schiaccio su Blood and Sand diventa rosso il mio personaggio, vedete, giallo e rosso. Questa Blood Stance cambia. Fa un raggio più piccolo ma fa molto più danno, quindi questa lo usiamo per i boss, mentre per muoverci usiamo la Sand Stance. Adesso l'unica cosa che dobbiamo stare attenti un po' è il mana. Dash ha livellato, dovevo andare verso il basso, non so perché sono andato in alto. Ho scannato proprio. Per fortuna ho due Quicksilver, quindi riesco a muovermi veloce. Qui ci sono un sacco di mostri, quindi noi ci fermiamo un secondo ad ammazzarli, che fa sempre comodo. Molten Shell, Ancestral Protector, li vogliamo. Questa è una Shrine, la Shrine dà potere ai nostri nemici fino a quando noi non la prendiamo, a questo punto dà potere a noi. Quindi una cosa che dovremmo cercare di fare è prenderci la Shrine prima possibile. Se ci sono tanti mostri mettiamo giù il nostro bel totem che ci aiuta e magari passiamo in Bloodstance. Quello pian piano abbiamo il tempo per abituarci. Però l'idea è mostri grossi, metto Bloodstance, metto giù il totem, gli altri mostri Sand Stance. Stiamo andando da Dio, ragazzi, abbiamo una fortuna incredibile. Qua prendo quello grosso, sempre prendere prima quelli grossi, che valgono come due o tre di quelli piccoli in un colpo solo. Vedete com'è cambiata la solfa? Cioè adesso stiamo andando molto molto meglio. Non è da questa, vero? Sai che forse sì? Sai che forse riesco a farla super mossa? Ma non è da questa. Qui il mostro unico, come vedete, lo ignoro. Ammazzo quelli, i mostriciattoli. La strada era giusta però. Ammazzo i mostriciattoli che sono tanti e veloci da ammazzare. Ma quello unico non mi interessa, perché rispetto a quello che mi dà mi fa perdere davvero tanto tempo. Ok, anche qua vado subito via. Questi rossi mi esplodono addosso e sono piuttosto fastidiosi. Questo Nexile è un personaggio basato su un giocatore che il gioco prende e me lo mette contro perché è infame. Però di bello c'è che poi mi dà un sacco di roba. Io adesso non so quasi neanche cosa tirar su perché c'è troppa roba in giro. Ok, ottimo. Allora, questo è subito da identificare, questo subito da identificare. Cold Resistance. Questa è una pozione della vita che mi serve sempre. Questo non la cambierò mai. E posso identificare questo sperando in Cold Resistance, ma non ha funzionato. Era proprio una speranza. Lipslam lo teniamo all'1. Non ho fatto in tempo a usare nessuna abilità. Ecco, questa è stata proprio una cavolata da parte mia, che
che potevo evitarmi. Potevo allontanarmi un po' di più, potevo fare mille altre cose. E non le ho fatte. Siamo da Marveil. Allora, vi faccio vedere una cosa. Adesso ho 17 di Cold Resistance, ok? Vi faccio vedere quanto danno mi fa un suo attacco. Ok. Questo è un suo attacco. Adesso invece vado a prendermi degli anelli che mi danno resistenza al resistenza al ghiaccio. Questa la tengo. Resistenza al ghiaccio e vediamo la differenza. Questo mi serve, questo non mi serve. Questo lo posso vendere. No, il resto lo tengo che mi piace. Allora, Nessa vende questi a 3 Scroll Wisdom, che non sono male. Quindi ne prendo, sono tutti e due al 21. È un po' la cosa peggiore il 21, però ci si accontenta. Poi compro una gemma blu, la meno costosa che trovo, e vendo un Iron Ring con una gemma blu e mi prendo l'altro, che però fa schifo anche questo, perché c'ha 20. Posso andare da 20 a 30, ho trovato un 20 o 21. Questo 17 me lo tengo poi, che mi dà un po' di danno. Quindi adesso sono salito a 38 di resistenza al ghiaccio, che è pochissimo. Io dovrei essere a 60-70, infatti vedete quanto male mi fa. Metto la Blood Sand, metto il totem, schivo quello che mi tira, devo allontanarmi da tutte queste cose perché non ho resistenza al ghiaccio. Lei tre volte si teletrasporta e tutte le volte lo farà esattamente quando io piazzerò un totem. No, quattro volte, scusate, lo fa al 75% di vita, al 50 e al 25. La cosa più problematica qua sono sti mostri di ferro, i suoi aiutanti. Quindi la cosa migliore è ammazzare in fretta Marveil, perché poi adesso invece fa comparire dei mostri molto più facili da ammazzare, che ci aiutano a ricaricarci le fiasche in fretta. Anche qua il giro intorno, vedete, questi muoiono molto più in fretta, anche se ti esplodono addosso, che è piuttosto fastidioso. E Marveil, facendo così, muore. Perfetto. Marveil è morta. E noi abbiamo finito l'atto 1. Siamo a livello 13, penso. Siamo un pochino sopralivellati, sì. Marveil era a livello 12. Abbiamo un sacco di oggetti da vendere. Possiamo rimettere l'anello della vita perché tanto non danno da ghiaccio adesso per un po' non ne vediamo. Se riusciamo a comprare, vedete, questo costa un 3, questa costa, no, questa costa molto di più. Ok, questa, se ci andava bene, che non era magica, costava 1, quindi avremmo potuto prendere 3 medie, a parte che questa era large. Ma posso prendere, potrei prendere una greater e vendere tipo questo. Prendo una greater che mi dà un sacco di vita, in questo modo sono sempre a posto con la vita. Vendo questo che mi dà 2 scroll wisdom, tranquillo, beato, pacifico. Take care. Damn me. I didn't think it possible. Sono a posto. Compro, che avrei potuto raccogliere da per terra ma non l'ho fatto perché non sono stato molto furbo, un'arma a caso, a una mano possibilmente, da mettere qua, così che posso fare. Potevo prendere sto scudo, in realtà.
E altri soldi che buttiamo via. Così le gemme che per ora non mi servono le tengo indietro. E sono a posto. Ok, abbiamo finito l'atto 1. Lipstream lo blocchiamo. Passiamo all'atto 2.